Buongiorno a tutti, oggi siamo a Bormio in un bellissimo giardino, il giardino di Palazzo De Simoni. Siamo qui per la premiazione del primo Gervasino d'Oro, benemerenza che è stata rilasciata dall'amministrazione comunale anche a Suor Emilia Salacrist. Suor Emilia, quanto ero emozionata? Tanto. Se lo aspettava? No, è stata una sorpresa. Stamattina quando mi hanno detto di venire qui ho detto sarei andata più volentieri sul 3-0. Invece sono qui, però ringrazio tutti per la vostra grandezza. Non meritavo tanto. No. Non lo dica neanche per scherzo, perché lei è qui perché non solo lo ha meritato, ma è stato una gioia credo per tutti noi poter assistere a questa cerimonia oggi con altri suoi concittadini. Lei è stata la suora di tantissimi bambini che sono diventati adulti e che oggi erano qui ad applaudirla. Sì, io ringrazio tutti e ringrazio con un pensiero grande di riconoscenza e invoco dal Signore tante benedizioni, tante grazie per tutti. Se lo ricorda quando... Perché è il Signore che fa, perché io ho fatto poco, però con la forza del Signore sono arrivata fin qui. Se lo ricorda quando è arrivata a Bormio? Sì, nel settembre del 72, quindi sono 50 anni. Che cosa si aspettava? Ma solo che... In quel periodo mi ha mandato qui perché non stavo bene, mi ha mandato qui per 6 mesi, sono arrivata a 50 anni di permanenza a Bormio. Significa che è stata bene? Sì, mi sono ripresa e ringrazio anche per questo il Signore, proprio tanto. Tra i bambini che ha visto crescere anche il primo cittadino, il sindaco, se la ricorda da piccola? Sì, io... Se la ricordo, se ne ricordo alcuni in modo più, invece alcuni meno, perché sono proprio tanti, non riuscirei a contarli tutti. Comunque dei ricordi molto belli. Che cosa si sente di dire invece ai bambini piccolini di oggi, quelli che erano qui che la guardavano e l'applaudivano? Io direi a questi bambini di guardare sempre in alto con grande fiducia e speranza e di farsi aiutare, però d'aver grande fiducia e speranza nel Signore, perché è Lui che ci accompagna nel cammino. Grazie, Suor Emilia. Grazie a voi, grazie.